Un tuffo nella storia per rivivere le emozioni del passato, ma con lo sguardo rivolto al futuro. A distanza di 30 anni dall'ultima edizione, torna a Fano il Festival della Fortuna, il concorso canoro che coinvolge musicisti, attori e artisti, valorizzando la loro creatività e il talento. Ad organizzare la manifestazione, che si svolgerà sabato 14 e domenica 15 agosto all'Anfiteatro Razzat, è l'associazione culturale Fortuna Music, con il contributo del Comune e della Regione. Dopo il grande successo ottenuto dalla sua nascita nel 1988 fino al 92, con la presenza di super ospiti come Gigi Sabani, Valerio Merola, Anna Pettinelli, Dino Sarti e tante altre celebrità, oggi fervono i preparativi per l'evento, che vede già 40 iscritti dai 13 ai 60 anni provenienti da ogni parte d'Italia. Il bando si chiuderà il 25 luglio e il 2 agosto, dopo una preselezione, verranno svelati 15 finalisti che accederanno alla prima serata del festival. Il 14, infatti, al termine delle esibizioni, verranno proclamati vincitori, come chicca la proiezione dei filmati di allora, con la presenza di alcuni degli artisti che giovanissimi parteciparono al festival. Nella serata del 15, la seconda serata, ricanteranno i vincitori, che saranno 3 tra gli editi e 3 tra gli inediti, oltre al premio critica intitolato quest'anno al nostro amico compianto Luciano Bonfitto, organizzatore del festival insieme a me nel 1988, ideatore. Nella seconda parte, diciamo, della serata ci sarà appunto il concerto dei figli di Ivan Graziani, che portano in tournée per l'Italia il concerto Filippo Graziani canta Ivan. Ivan appunto ci diede una grossa mano in quegli anni del festival, contribuendo insieme alla moglie Anna Bischi all'organizzazione dell'evento. Non mi rimane che invitarvi tutti all'Anfiteatro Razzat di Fano il 14 e 15 agosto per il nuovo Festival della Fortuna. A valutare i cantanti sarà una giuria composta da 10 esperti del mondo della musica e dello spettacolo, presente anche l'attore, produttore e regista Giorgio Vignali. Ambiti invece i premi per i vincitori delle due categorie, tra cui targhe e buoni per registrare i brani negli studi del Museo della Batteria in zona Bellocchi. Il vincitore assoluto passerà di diritto alle semifinali del premio Pigro, mentre chi riceverà il premio della critica potrà esibirsi al Carnevale di Fano. L'ingresso alla prima serata avrà un costo di 5 euro, mentre per la seconda sarà di 10. I biglietti possono essere acquistati nella sede della Proloco, la cooperativa Tre Ponti, dalle 8.30 alle 12.30, online su liveticket.it oppure la sera stessa a Razzat. L'evento sarà trasmesso in diretta sul canale 17 del Digitale Terrestre e sui canali social di Fano TV, media partner del festival. C'è anche un nuovo logo, quasi? Sì, quasi, perché il logo, abbiamo preso spunto quello delle vecchie edizioni degli anni 90, è un logo comunque che richiama fortemente la musica, in quanto, come vedete alle mie spalle, c'è questa chiave di violino. Come colori, come vedete alle mie spalle, sono colori estivi, come ad esempio il rosso, l'arancione, il verde delle nostre colline marchigiane e questo bellissimo blu del nostro fantastico mare Adriatico. Monti di neve, la schiuma del mare, non atterrare mai. Armando, lei aveva partecipato e vinto alla seconda edizione. Che ricordi ha dell'epoca e che cosa significa per voi cantanti partecipare a un festival di questo genere? Dei ricordi bellissimi, e poi questa manifestazione, se non sbaglio, ha tirato fuori diversi professionisti. E comunque era il sogno, per me è stato il sogno che si avvera. Poi da lì ho comunque fatto anche il musicista di professione, quindi è una cosa bellissima.